essere tali da creare delle discriminazioni o da non rispettare i principi fondamentali. Principio di trasparenza del processo di funzionamento del software, il principio di qualità del software stesso e dei dati utilizzati dal software, e infine il principio forse più importante per certi versi, che il software deve restare sotto il controllo dell'utilizzatore del software stesso, un principio di controllo da parte dell'essere umano sul software di intelligenza artificiale, perché nel momento in cui noi utilizziamo un software per gestire la vita di persone o di imprese, evidentemente è molto importante non delegare al 100% il processo decisionale. Dal punto di vista sempre del settore della giustizia, i software di intelligenza artificiale, in particolare quelli di intelligenza artificiale generativa, sono degli ottimi strumenti per analizzare gli atti avversari, analizzare i documenti prodotti dalla parte avversa e iniziare a imbastire l'atto di difesa, individuando quali sono gli argomenti a favore e gli argomenti contro, quindi iniziare già ad imbastire il testo. Chiaro è che non ci si può affidare completamente agli strumenti, e lo sappiamo anche da recentissime vicende occorse negli Stati Uniti, dove due avvocati sono stati sanzionati dal giudice perché l'atto di difesa che era stato scritto con l'ausilio di ChatGPT conteneva dei riferimenti a casi inesistenti, cioè ChatGPT aveva inventato dei precedenti che non esistevano, e quindi non solo poi la causa è stata rivista, ma l'avvocato è stato messo in castigo perché non si fa, e peraltro si è un po' ingenuamente fidato dei risultati senza andarli a verificare. Corretto, quindi c'è sicuramente un tema di qualità del dato che è stato utilizzato per allenare l'intelligenza artificiale. Infatti questo ha portato molti studi legali americani a crearsi delle soluzioni in casa, in modo tale da avere un controllo su quelli che erano i dati utilizzati per testare il software di intelligenza artificiale ed evitare errori di questo tipo. Credo che il primo esempio da fare, per parlare un po' di storia, per quanto possa sembrare strano parlare di storia di una nuova tecnologia, è ROS Intelligence, che è una delle primissime startup che negli Stati Uniti aveva sviluppato un software di intelligenza artificiale che, partendo da un quesito giuridico, espresso in linguaggio naturale, era in grado, analizzando la giurisprudenza statunitense, di fornire la risposta, quindi non un sistema basato esclusivamente su parole chiave che restituiva i precedenti che avevano per oggetto quella parola chiave, ma proprio la risposta. Poi ROS Intelligence purtroppo non ha avuto un buon percorso perché è stato una causa con Thomson Reuters, gli investitori si sono tirati indietro, quindi nel 2020-2021 ha terminato il progetto, però quello è stato probabilmente il primo esempio di applicazione di intelligenza artificiale nel settore della ricerca giurisprudenziale per studi legali. E da lì poi sono nati progetti nuovi, tra i più recenti si può citare Case Text, che ha lanciato un software che si chiama CoCounsel, che è un software di intelligenza artificiale che appunto similmente a ROS Intelligence sulla base del quesito giuridico scandaglia i precedenti, fornisce una risposta. Ho partecipato l'altro giorno, sabato, a Madrid a un evento dove era un esponente di Lefebvre, Spagna, e raccontava che nel giro di qualche settimana lanceranno un loro prodotto che fa la stessa cosa di CoCounsel, e ci ha fatto vedere delle dimostrazioni. Partendo da un quesito giuridico, il software restituisce una bozza di parere, in sostanza, perché dà l'introduzione del parere spiegando il quesito, risposta a quel quesito sulla base della casistica giurisprudenziale, risposta sulla base della dottrina, conclusione in linguaggio legale e conclusione in linguaggio normale, vorrei usare come termine. E questi sono degli esempi di software di intelligenza artificiale che semplificano e efficientano tutta la fase di ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Altri esempi interessanti, c'è un software che si chiama Legalmation, anzi in realtà è una serie di software di intelligenza artificiale specifici per il contenzioso che aiutano nell'esame dei documenti,
testi, quindi un software di intelligenza artificiale esamina i testi e inizia a indicare i punti di forza e debolezza della tesi avversaria. E quindi questo facilita poi la redazione dell'atto finale. Ultimo caso straniero che voglio citare, abbastanza eclatante, è DoNotPay, che parte da un assunto totalmente diverso. Lì ci si rivolge non agli studi legali, ma all'utente persona fisica che vuole avere probabilmente il senso un più facile accesso alla giustizia. Il software di intelligenza artificiale aiuta a creare gli atti che servono alla persona fisica per tutelare, secondo DoNotPay, i propri diritti. Voglio citare, e chiudo, un esempio italiano che si chiama Lisia, che sulla falsariga di Ross Intelligence ha dentro la propria banca dati la giurisprudenza italiana, una buona parte di giurisprudenza dei tribunali italiani, e sulla base del quesito di ricerca, di nuovo espresso in linguaggio umano, fornisce una serie di risposte sfruttando l'intelligenza artificiale. Penso che ci saranno startup che combatteranno per una quota. Chiaro che un soggetto come può essere Lefebvre, che ha una banca dati di grande qualità,